amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo servizio per colibri di entrate? Benvenuti, benvenuti a questa finalmente tanto attesa live per Cyberpunk 2077. Dopo un periodo di annunci e smentite, finalmente ci siamo. Siamo per la prima volta online di sera. E ieri sera purtroppo Overwatch 2, come ricorderete, è saltato perché non si riusciva ad accedere, ma stasera non ci sono questi problemi. Allora, il Cyberpunk l'ho già giocato, finito, non l'ho mai mollato, quindi non è una novità per me, però ci sono dei nuovi contenuti, ci sarà il prossimo DLC, quindi è un'ottima occasione per ricominciare, anche perché l'ho finito con un personaggio corporate e noi andremo a fare uno Street Kid questa sera, quindi... buonasera dalle praterie, Edo Colax, ciao, un saluto, e un saluto anche a te speciale. E stiamo su PC ovviamente, col mio FidoPad PS4 e... Adesso andremo a creare un bel personaggio, difficile perché altrimenti non c'è gusto. E hanno reso veramente difficile giocare a Cyberpunk. Prima era un po' più, i nemici erano molto più permissivi, dopo le varie modifiche è diventato molto più impegnativo. Allora, avevamo detto Street Kid, ho lasciato la lingua inglese, ma interfaccia e sottotitoli ovviamente in italiano, perché non mi fido del doppiaggio in italiano, poi sono troppo affezionato alla sonorità della V in inglese ormai. Allora, vita di strada, non perdiamo tempo, andiamo avanti. Però devo cambiare inquadratura, se no vedete solo sta faccia da pirla mia. Ecco qua, a posto. Allora, ok, ovviamente personaggio donna, perché io gioco solo... Sì, grazie Edo, me ne sono accorto adesso. Sì, grazie dell'int. Mi devo pure abituare a tenere l'occhio sulla chat, in effetti. Allora, dicevo, purtroppo ho dovuto censurare le nudità. Giustamente, direi, però ne facciamo a meno, comunque. Allora. Predefiniti, no? Aspetta, come si gira il personaggio? Eccola qua. Allora, abbiamo fatto una Street Kid, faremo un roleplay proprio bello pregno, nel senso che non ci sono risposte giuste e sbagliate, ma solo quelle che darebbe il personaggio che voglio fare io. Ovvero facciamo una Street Kid che ha avuto un passato difficile, che poi all'inizio è stato da lui il background, però dopo io mi comporterò in maniera attinente a quel background. Tono della voce femminile, colore della pelle, vediamo un po'. Un po' più rosé, no, così è troppo, così no, mi sa che era meglio quello, no, così però, vabbè, per il momento lasciamo così, no? Se no ci stiamo una settimana qua a fa il pupazzage, madonna, questo che è 5, ok, pettinatura, oh, questa prima era più, era più stringente il... La creazione del personaggio, adesso con le varie patch hanno dato la possibilità di modificarlo anche nel corso del gioco, quindi cioè, io mi sbizzarrirò con le pettinature in base pure alle missioni da fare, non a sti livelli, però insomma quando ci sarà bisogno, pure per cambiare, si potrà fare, non è come prima. Io partirei con un taglio, a me sta roba così troppo Kenshiro non mi piace, troppo punk, questa... Palm Greer non ci serve, questa è troppo elfica con sta treccia, no, questa pagina agente Carter, questa non dico che mi ricorda perché è vergognosa, no. Questa ce l'aveva il mio personaggio corpo, quindi la scarterei, questa è quella de... ce l'ha già un personaggio il capello così, questa mamma mia proprio su lipstick, qua già troppo illy billy, però questa, vabbè, questa anni 30, non male, acceleriamo un po' che siamo tornati all'inizio, no, mi assomiglia, ah, questa è quella che c'ha quel personaggio che adesso non me lo ricordo, ma lo incontreremo,
lo incontreremo da più tardi nel corso del gioco. Allora, io direi di partire con queste. Queste sono quelle da stripper biomeccanica, o come il diavolo si chiamano, le doll. Questa è la Valentina The Crepax, no, Valentina, una qualsiasi. Queste pure sono molto classici. Famo tutto il giro, ci stiamo ormai. Anche perché non ne è aggiunta qualcuna che non avevo mai visto. Questa è una piccola variazione sul tema. Questa è buona per pulire negli angoli delle stanze. Questa non è male. Però questa è troppo corpo per il nostro personaggio. Questa va bene per Honda The Street Fighter. Ci va, ci pulla. Ecco, questa già mi interessa, che poi sono i capelli di The Rogue. Allora, un altro personaggio che vedremo, ma sto spoilerando troppo. A parte che ormai, che te vuoi spoilerare? Belli, belli questi, è finita la lametta al parrucchiere. No, mamma mia, sta roba. Mazza quantina, questi in c'erano per esempio, se non ricordo male. Questi no, questi vanno bene per i giocatori, mamma mia questi. È bello che ce ne siano tanti, poi, perché almeno ognuno si mette quelli che vuole. Abbiamo fatto il giro, allora qualcuno l'avevo già puntato, non vi faccio risorbire tutta la galleria, quindi vado direttamente a quelli che volevo mettere subito. Donde vas? Cominciamo molto 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 semplici, così. Colore magari, blu non mi dispiacerebbe, cioè se c'è un rosa di quelli che si aggrada alla grafica del canale ai miei gusti, questo già, pure se c'è sta nuance violacea. Questi no, questi, questa sembra la gomma Pelican, quella che si usava alle elementari, metà gomma, metà penna, metà matita e metà penna. Vabbè dai, optiamo per il viola per il momento, tanto ripeto, dopo se ci stufiamo cambiamo tutto. Occhi chiari necessariamente. Ah, però questa è la forma, aspetta, belli questi, decisi, 22 occhi, dai, me ne faccio una rapida scorsa. Mi vorrei dare un taglio, no, questi sono troppo stretti. Certo, non è brutto l'editor, però uno ci si sarebbe aspettato un po' di più, visto che si possono editare alcune misure che non vedremo mai. La gomma, quale gomma? Ah, la gomma. Sì, sì. E beh, uguale, erano uguali i capelli, no? Mezzi blu e mezzi terra di Siena. Questi non sono male. Un po' a palla. Un po' alla Carfagna. Aspetta, andiamo avanti. Gli vorrei dare un taglio un po' più deciso. Ecco, forse questi già. Per il momento lasciamo questi. Occhi chiari, super chiari, quasi grigi. Questi vanno bene. Questi sono tutti fisime personali che mano a mano. Insomma, ciglia come vermilingua, no? Queste sono troppo sottili. Queste non sono male. Anche se sono molto corpo pure queste. Ecco, queste sono un po' più grezze. Un po' più, tra virgolette, grezze, perché poi. Colore ciglia nere, così. No, così sembra che stavo per dire una castroneria, però sono troppo scure. Stavo per dire uno di quei sponnoni da ban. Colore ciglia, sopracciglia nere, super nere. No, le ciglia nere, le sopracciglia stanno bene così. Già sono nere, queste forse sono più scure. Ecco. Naso, poi levamo pure queste macchie di fango che dovrebbero essere nelle loro intenzioni lentiggini, ma mi sembra che ha fatto il bagno in una marana, come chiama Alberto Sordi. Carino questo. Oh, oddio, questo qua no, sembra un... questo pure non è male, un po' troppo ampio. Forse questo è veramente regolare. Sarebbe bello metti il naso rotto, Street Kid, un cazzotto in bocca, l'hai sul naso, l'hai preso, prima o poi. No, questo no, però questo sembra Dante Alighieri, un film di Pupi Avati.
Troppo, troppo. Questo non è regolare, non è storto. Questo, quasi quasi lascio questo. Ok. Bocca. Super Seducer. Bocca bella carnosa, perché giustamente si deve raccordare al resto. A me invece i personaggi armonici, i mostri li lasciamo a quelli più famosi, che fanno sempre dei mostri orripilanti. Non faccio nomi, ma qualcuno ha capito. Simpaticamente, perché ognuno fa come cazzo gli pare. Queste però sono troppo Sophia Loren. Queste non sono male, però sono troppo... Queste non mi dispiacciono. Non mi piace il colore di questo make up. Cerco di velocizzare, perché magari io ci perdo l'ora e magari non è un grande spettacolo, però... Visto che poi comunque sta in soggettiva, però... È per me importante per roleplay. Se te fermi mi fai vedere come te sta sta bocca, grazie. Questa un po' mi piace, vabbè, lasciamogli questa, va. No, mascella da Tyson, no. Questa quasi quasi. Questa no. Madonna, questa arriva un drago. Fa bambolina però, eh. Dopo la sporchiamo un po', eh. Che ganasse. Che guance sarebbe, che ganasse. Per i non laziali romani. Anche se ganasse è italiano in realtà. Mi pare. Siamo ritornati alla prima. Io lascerei questa, guarda. Però non sono convintissimo ancora, eh. Cyberware questo no. Questo è troppo da granosa. Con gli impianti d'oro. Street Kid diceva una roba un po' più approssimativa. Questo che è. Questa è la gola. Manco lo posso vedere perché. Questo è troppo semplice. No, questo sicuramente no. Questo è troppo, questo mi pare... No, dopo sbatto l'Angel Alita. Facciamo io quello intorno agli occhi, tanto... Ecco, mo la sporchiamo un po' di... qualche cicatrice da sganassone. Questo è troppo. Questa è quella che si fa Halloween con... Ma io dico no. Questo è veramente terribile, questa sembra una malattia venerea. Questo gli è passato sopra un cambio. No, queste così mi fanno veramente schifo. Occhio nero, no? Ecco, qualche cicatrice sparsa, sì. Forse gli cambi i capelli e questi gli fanno un aspetto troppo pulitino. Cicatrice questa no. Questa no, questa è troppo. Quella prima, magari qualche ubriaco con la bottiglia che se la voleva... circuire. Io faccio storia pure sulle minchiate, mi piace dare un background a tutto. Cambiamo i capelli, però questi sono troppo. Più avanti nel gioco, se diventiamo ricchi, mettiamo sti capelli. C'ho un taglio più. Questo è già un po' più. In effetti questo è un po' più. Però è troppo infantile, non mi piace. Mi metto l'altro che aveva tocchiato. Dove sta? No, questo no. Mi arriva per giro. Lo sapevo io dove rifar giro. Eccolo qua, questo. Questo già un po' più alternativo. C'ha questo. Sto tocco vintage. Piercing. Beh, gli orecchini, sti cazzi. Li cambiamo dopo. Tatuaggi viso, anche no. Beh. L'ultimo gradino della scala evolutiva, il tatuaggio sul viso, senza offesa per nessuno, però ci vuole veramente un bel coraggio per tatuarsi il viso, secondo me, chiamiamolo coraggio. Sto facendo un sacco d'amici stasera. Questo non mi dispiace, questo però è meglio,
questo troppo caratterizzante. La cosa normale, non troppo esagerata, non troppo leggera, non troppo da professionista del marciapiede. Sapotino. A Night City ci stanno, non è che. E qual era quello che avevo visto che mi piaceva? Quello che sapeva degli impianti e botte. Era proprio l'ho passato. Beh, Street Kid, ragazzi, è una vitaccia, eh. Non è semplice. Devo cambiare pure colore, perché questo colore ambrato azzurrino non è che mi piace. Nero sarebbe questo. Sei sicuro tu che è nero? Ah, ma il bordo mi stai a far cambiare, pensa te. No. Veloce, veloce, dai, ancora non abbiamo fatto un metro a Night City, eh. Già se siamo rotti il cazzo. No, non è vero. Guarda, te lascio una cosa così leggera su, dai. Oh, tutta sta caciara poi. Lava ste mani. Trucco labbra, poi ci metti le mani, come vedo io. Opaco, perché lucido da quell'effetto con copertone non mi piace. Certo, il trucco così rosso diventa proprio una bambola. A tu dimmi come fa questo a corrispondere al risultato, cioè è dorato, come fa a essere nero, nero stufa di ghisa, vabbè. Da ma opaco poi fa questo effetto ripilante? No. Predefinito, lucido, opaco? No. Mettiamo no, tagliamo ad estartoro. Unghie nere, per forza, proprio mandatori. Corte, perché sennò lunghe. Lunghe l'avevo fatta alla corpo, ci stavano bene, ma uno street kid con le unghie lunghe fatte, già così sarebbe troppo. L'ideale sarebbe fargli queste, ma non mareggia a fargli queste. Tatuaggi corpo, vediamo un po'. Ecco, proprio tutto sbam, no. Troppo estremo. Questo sembra il bagno dell'autogrill, ronco bilaccio. Questo non mi dispiace. L'ho usato. Forse l'ho usato una volta. Questo no. Facciamogli questo, no. Non è tanto bella però guardarla così. Cicatrici corpo. No, quella è troppo compromettente. Magari pure se ne appendici. Ammazza, solo due ce ne stanno. Vabbè, sai che ti dico, va bene così, dai. Dai, sennò ci stiamo fino a domani. Non è male, non è male. Oh, mo queste sono le cose da decidere bene. Io voglio fare un personaggio completamente dedito al cyberware, al hacking, a sta roba qua. Però non voglio sacrificare la forza fisica, quindi è un dilemma, è un dilemma. Allora, l'intelligenza, innanzitutto sì, perché l'hacking senza intelligenza non si fa. Fisico, il minimo indispensabile. Riflessi che cos'era? Perché poi l'hanno cambiato, nelle patch hanno cambiato tutti i vari valori delle abilità, le skill, è diventato più complesso. No, le lame non ce ne frega niente. Capacità tecnica, questa è buona per le armi tecnologiche, ma io non le voglio usare. Io sono l'antica, io uso proiettili, mirare e sparare. I danni furtivi. Ecco, questa è interessante. A posto. Sneaky sneaky, la facciamo. B. Vita di strada. Dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher da quattro soldi. Sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servono i forti. L'unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Allora, scusa. Le doll su quelle che dicevo prima io.
sentiamoci questo filmato. Allora, anestesia. Spero che si senta bene, che non, la voce si senta ma non sovrasti il suono. Ah, vedi, il naso rotto, c'avevo ragione. Cioè, cominci proprio col naso rotto. Aspetta, un po' d'anestesia liquida, prima. Come questi vestiti, io non ho l'idea del livello. Everything chill, hermana? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy? You really think somebody local tried to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Questa è mettere un urlo, se vigilano così. Lemmo la facciamo molto diretta, pure al limite della scortesia. Come on, spin it. What is it now? Essendo riuscito in strada, meglio. It's a cork. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he bust my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved a hero's welcome. I know I fuck up, V. You ever gonna get wise, Pepe? Please tell me your brother's doing all right. Doing his thing, you know. So, can you help? I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one. Ti do il benvenuto a Cyberpunk 2067. Ma che prima volta, sì. È la seconda. You're saving my life, truly. Se contiamo un breve inizio con prepaccia PS5, che è una cosa. Ah, circa Kirker secondo piano. Che simpatica gioventù scapiata, direbbe Don Buro. Si può fare questo? Sì. No, no, I was at the hospital today. Stavo in City, mica al collegio dell'asilo. Jesus. The bullet didn't hit any organs. Dica? What happened? The police manhunt. They were chasing. Io potrei stare ore e ore a guardare tutti i particolari, però. Capisco che non è uno spettacolo edificante o di intrattenimento. Hey Kirk, wanna talk? V, been a while? Spin it, what you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Yetis himself? Tell him I don't bite. Il figlio segreto di Andreotti. Hell's your problem. Eh sì, mi stai un po' troppo appeso. Adeso. Mamma mia, mi giro perché mi stai a fare ribrezzo. What's he owe you? Afraid that's client confidentiality. Call it a lot and leave it at that. A cred shark with business ethics. Sounds too good to be true. Well, merry fucking Christmas. Cut him some slack, will ya? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? No, you look like Andreotti. You gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No. You let him off because it's me asking. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. You know what, Kirk? I sometimes get the impression you forget you aren't from around here. Pop into Haywood for the occasional visit, sure. But you live far, far away in Pacifica. What are you getting at? You probably need to think before you start something with a local son. I'm open to other options. What's this? Grab a look. Prime ride there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. And four? Number four will belong to my client, just as soon as you clep it for me, that is.
I do this, and Pepe's debt is squared? Of course. I'm a man of my word. You know that. Tanto. Whole thing simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. Soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Sembra pure il figlio di Giuliano Amato. Vabbè, tipo li dici, certo io. Plan sounds shaky as fuck. Oh, how so? Sounds like you're looking for a sucker. This ain't no setup, V. Heard you got a good head. Maybe we help each other make a few eddies. How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hot wire? Fast and easy? Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. A skeleton key for all Rayfields in the city. Oh, come on, Kirk. Even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. But you do, no? We all agree then. Best keep your word, Kirk. Easy, V. Job's gonna pad your wallet too, you know? Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for you. You two will hit it off. Good luck out there. We'll be in touch. Bello, soprattutto il marsupio, molto bello, che stile. Perales has my vote. Perales. Man, it don't matter. Perales, Ryan, suits from the same circle. Non è lo stesso orecchietto. Exactly! Fat ass motherfucker. Hey, why do I see no goddamn lemons, no goddamn limes? They're in there, for sure. Spare a veteran some change. Yes, non so se ce l'ho, tia. Here, all yours. Knew I saw good in you. God bless. C'è sempre chi sta peggio nel sito, a quanto pare. Cybernetic God comes to devour its children. Talk to the earth. Santo. Tell them to be ready. Yes, padre. Questo lo conosciamo in un'altra veste, però nell'altra partita lo conosciamo. We? Come fixer. Long time. I fixer sono quelli che tengono le missioni, i lavori. Tra l'altro sono pure dei concessionari perché non smettono mai di dirti, ho una macchina nuova da venderti. Yep, no place like home. Se avete visto prima qua. Got back from Atlanta a few weeks ago. See, you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Va bene, senza insistere. Marcus, let's go. Dai, bisteccone. Gli interni delle macchine. So where to? The Glen. Drop me off at Embers. The front door? I dettagli take sono the ramp back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Spero si senta meglio rispetto alla partita di Overwatch, perché oggi non si sentiva veramente la mazza nella mia voce. Busy already? 2 years gone by, not much has changed. You know Haywood. It has strong roots. Ever watered by the same blood. Now, tell me about you. I'll pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Appreciate the concern. So, Atlanta didn't turn out like you expected, huh?
As you can see, I'm back. Parlo di cose che non so, quindi mi do la risposta che mi sembra quella più attinente al personaggio. Facciamo un po' di turismo. Tu hai finito di parlare? Sì. Shit. Oh. Stop the car. What's going on? Business. You carry? Neanche 5 minuti di pace proprio. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our biz once and for all. Got an offer for you, Patty, so listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, one Patty, more fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Hai visto, padre? L'impulsività. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Ci rivediamo nella sua capanna. Qui. I am pleased to see you have not forgotten your roots. Still have the gift. So many of the little shits left around here. Their spines go soft when they look down a barrel. Who is that? No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing so. Lui fa proprio freddo come il ghiaccio, giustamente, se no non sarebbe arrivato a dirigere una mega gang. Right here. I'll just strap down below. Here, before you go. Your number? Could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Thanks, Padre. Gotta go. So go with God. Ma dove l'ho lasciato? Esattamente dove dovevo stare. Allora. Io sono un po' senza parole perché il salto da PS5 post patch a PC è una cosa impressionante. PC a cannone, tutto al massimo possibile, ovviamente. Per quello pure ho aspettato a portarlo. Eccolo, Andreottino. On location. About to find your man. Rick's one of the good guys, you'll see. I trust him like a brother. Allora sta a cavallo. Il paradiso dell'appassionato, il parcheggio. Something I can help you with. No, le macchine sono una più bella dell'altra, pure quelle brutte tipo questa. Eccolo, la Batmobile. I see the ride. Your moment to shine, kiddo. Good luck. Quanto puzza sta cosa, mamma mia, guarda. Let's take this piece of wonder tech for a whirl. You're a woman of little faith. Very little faith. See? We're rich. Mazza, now fire her up and call me when you're underway. I'll tell you where to go. Ah, oh, wow. Interni in mogano e pelle umana. Looks like this'll be a cool breeze. Spettacolare. Ah. Oh. Liga. Get the fuck out. Get the fuck out. Una pistola non mi sembra il caso di fargli imbecilli. Nothing personal, compa. Just biz. Lui lo so chi è adesso che l'ho visto. Never heard of thieves' honor?
Finders keepers. I was first. Listen, Jake. Only one or two ways to do this. Friendly or fucked up. Either way, the ending's the same. I'm taking the car. What are you doing? Get chingados. Ecco qua. Don't move! You're under arrest! Stay where you are! Hands where I can see them. Nice and slow. On the ground, motherfuckers, now! Ho sentito un po' di puzza io. Jackie Wells. See you haven't grown an ounce wiser. Hey! Detective Stintz! Been a while, huh? Inspector Stintz. Same shit. Speaking of, your mug's familiar too. Come on, spit it out. I'm waiting. Yours ain't to me. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. Guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites in Haywood. Born here, live here, die here. Looks like I was right. You know fuck all about me. Truth hurts, huh? Just watch your tone. I'm not a patient man. Come on, Stint. Give us a break, huh? You lock us up? I just jerk off till trial. And then what? Worst case, we get some months. Hell, standing room only nowadays in El Bote. So, they'll probably be out early. Are these the thieves? Such a Fugiano, trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play at an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Ah, niente di meno. Cuff legs broken so this trash doesn't flow. Questi sui corporati. È la saga, mi pare. You heard him. Dal simbolo. Fuck. Maledetti. La solita inquadratura che mi fanno perdere i sensi. Sì. Sì. Un classico questo. La dissolvenza sganassone. Fucker. Honestly, for a sec there, things looked iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. No, you wouldn't. Same. Sense about to get wound tight. Though he does have a little honor left. Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood born and bred like us. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Vero. Nah, it was all my fault. Wait, what? Pigs didn't waddle in out of nowhere. My tech must have triggered the alarm. So, maybe now, as God ordained. Jackie Wells. Nice to meet you. I know you. You hang at the Coyote. Wait, Wells? Like, Mama Wells? Guarda, da delle cose che tu devi raccontare, perché io muovo, perché lo so chi è Mama Wells, perché l'ho giocato già una volta. You and I never met before. Got the job to steal those wheels, said the coyote. Tu non vai così a occhio. You work with that sewer slug? Pepe owes him big and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Brainwash. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabrón's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on, let's go have some lunch. Just like that? You put a barrel to my skull not so long ago. You help my homies. You're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense of kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved.
Okay, food it is. Let's go. Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams! Questo è un po' un peccato. Oh, I love this town. Questa è Mama West, la madre, perché si condensa tutti gli avvenimenti in un attimo, in filmato. Non si sa nulla della condensa, sto filmato, mi ha fatto la giocata. Sarebbe stato bello vedere la crescita, soprattutto nel corpo. Questo secondo me è tantissimo. Tu passi da ad essere una ricca delle alte sfere, poi con un filmato diventi una teppista, una mercenaria. C'è tanto da giocare, però questa introduzione era proprio, sarebbe stata proprio figa da giocare come costruzione del personaggio. AC's legends! Know where you'll find most of them? The graveyard! Matters not where you're from! Matters not where you start! What matters here is the walk you walk! In Night City! The city of dreams! Chick we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the Questa l'avete visto tutti, sì, pure chi non ha mai visto Cyberpunk, che ha visto il primo trailer, questa missione la conosce. Got you a little something. Lutec training shard. Case you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Not now, Jack. No time. Maybe later. Sure. Sure. Mañana. Mañana. Let's do this. Le corsa. Elevator, this way. Guarda un giubbotto bellissimo. Questa è una Golf anni 80, cioè che quella. Oh, uno per corsa anni 80. Ce ne frega niente. Tra l'altro è un cimitero di quelle. Che faccio? Premo? Ah, devo arretrare. Targets Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Questa è un po' ancora molto tutorial come missione. Però. Looking for 1237. Ce la facciamo un target insieme. Should be inside, but I got zero eyes on the non c'è altra scelta. Fingers crossed, it's not too late. Is that you? Oh, I hate this life or death shit. Hurry. Bravo, bravo. Entra dentro. Try anche perché da fuori. Think you can trip it on your c'è own poco da vedere. Sì, qua sta roba la fai solo qua. Apri la porta a comando. Quello con le mosche non mi fa schifo. Are we fucking late? Is that her? Is that our target, V? Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. Zitti, zitti.
E voglio proprio un personaggio che uccide almeno solo quando è necessario. Non lo so, così, per divertimento. Non c'è nessun impatto nel gioco, uccidere o meno. Questi sono i vari documenti. Che danno elementi dell'oro. Sono pure corti da leggere, se potrebbero pure leggere magari. On your toes. Four bodies incoming, they're almost on you. These fuck those reapers. Quiet V, they're coming. L'ho visto. Wait for your chance. Pick the prick off. Score big on that prima scrope she's got. Questo si va giocando, no? Cabrones. Thick as locus. Let's wait and let us breathe. Take one down. Perché non me lo fa prendere? Ah, perché devo fare tutorial action. Devo fare quello che dice Jay. Hold down. Cominciano a metterci qualcosa adesso. Cominciamo a mettere pizzo. A mettere da parte. Questo lo faccio solo per ripassare un po' come funzionava la hacking rapido. Semplicissimo, niente di trascendentale. Basta azzeccare la sequela dei numeri in base alla riga che te si sblocca scegliendo il numero. Molto meglio di tanti altri giochi, eh. Ui, ui, ui. Ma perché questo non lo posso piazzare? Vedi se passo qua, no? Invece no, sono stato troppo cauto. Io sto guardando intorno per rimediare qualcos'altro. Grazie a Vincenzo, si è grattato. Quello questa prova a pista. Cioè, niente. Ma quello è il capo, sì, sto bene a farlo. Però. Dica. Come si sta spostando? C'è andato. Bravo. Mia. Senti questo. Vabbè, aspettiamo l'etica che ho. Il postulato che ho posto. Looks like you got him. Bene. Shit, where the hell's our target? Look around, gotta be there somewhere. Ah, questa è la mitragliera, nonna. Non credo di usarla, però. La sistemati già gli altri. Eh sì, come spizzichiamo, come facciamo questo? All'inizio proprio faccio raccolta di tutto, tranne il caffè con le mosche, perché è una roba brutta pure da vedere. Questo prendiamo tutto e rivendiamo, se non serve. Qualsiasi cosa produce da quella stanza, quella musica. Oh, orribilante. Flat out doubt we could be that sneaky. Yeah, it's not my favorite way to roll, but Nova anyway. Jesus fucking Christ. Eccola. Ah, guarda, gli hanno messo la censura dopo questo. Già stavo pensando, guarda, dall'altra parte. About to find out. V, Jack and Tor Biomon. Need to know what we're dealing with. This does She's not in a tub look ice, good. Crammed in with another. Fuck. Like slabs of meat. Keep it together, V.
If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. Heard people who live through shit like this get panic attacks. Without ever knowing why. You'll be sipping a glass of ice-cold water, and suddenly your hand's shaking. V, jack into her biomod. We need to know what we're dealing with. Jacking in. Voilà. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a salita privata a pagamento. Trauma Team Platinum, questa quindi è una che. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomod. Found the shard. Removing now. Check the biomod. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ma manco il 100%, il 90. Pobrecita. Let's get her off that ice. Certo, è terribile sta roba. Oh, fuck! She's flatlining! V, need to know what's going on. Jackie, air hypo! Fuck, this is bad! Catch, chica! È stata meglio di una strippata. Gestazione colta. Holy shit, it worked! Fuera, chica! Get her outside! Se te levi. Si è messo in mezzo. Con questo trauma team si vede poco nel gioco principale, diciamo, chissà nella DLC. Stop in the doorway. Ah, scusa, ma che bello che sono. Oh sì, ma con calma, Ma io li capisco, ma in che posti dovevano venire? Come stavano risolti questi? Un po' di attenzione c'è. Ce la metterei anch'io. No, me lo sono perso, no, troppo veloce. Jackie. Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, chica, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Huh. I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, eh? Sì, con la macchina mia, se me vuoi lasciare qua, faccia lei. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Dato, te ne premuto. Eccola qua, Wakako, una delle fixer. Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, give it right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast.
Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Che è il modo per tenerti confinato in un quartiere all'inizio del gioco. Words out, the NCPD is gonna put Watson on lockdown. Sleep in my own bed tonight. We better put in fifth. Leave it to me, chica. I'm driving. Sì, eh? Dai. Questa è la nostra macchina che non abbiamo mai visto comprare. C'è il 231 Abarth. Sei pratico, Jay? Te vedo incerto. City like any other, just bigger. Nah, chica, not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher, legends are born here. Mi sono dimenticato uno. Man, I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, you're locking down Watson, remember? E si muovi. Right. Is it just me or you can do it? Man on her ass, tailing us. Cuidado. I don't like this. Not one tiny bit. Scab! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie! Niente, la Nelson siamo stati tranquilli. Tranquilli, non staremo a giocare. Non gioco così. Merda, perdon! Got you, asshole! Me, aim for the driver! Che sto facendo? La testa dura questo. Ma questo è super scrittatissimo. Cingalo! Però qualcosa di danno me l'hanno fatto. Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. I can wait. Let's just focus on getting home. Ma ne gran raga di lacca voglio dire. Tutt'altro. La brutta, una cosa incredibile, tutt'altro. Posso cambiare anche? Veramente la sparfega questa roba. Watson's on lockdown to further notice. Necessary security measure. Guarda il bivide di Robocop. Damn, are we ever lucky we ran into you? Really? What's it that makes me so special? A heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. In questo caso mi faccio i cavoli miei perché se la sta a giocare lui. Let them through. But they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. She took a liking to you. The devotion I demonstrated grabbed her by the gut. Right. I'm loyal, stable in my affections. Mm-hmm. And unassuming. You get it. Dopo quell'evento chiave, un evento chiave diventa uguale per tutti, diciamo, che sia
Abbiamo scelto Gorko, Kid, Lara, Nomad. Poco sviluppate le origini, in effetti. Well, she was over. Rimane traccia su delle determinate scelte di dialogo che in alcuni frangenti, ma basta così. Sì, lo salto perché mi sta macellando sta musica, perché sennò me lo facevo il viaggio, guarda. Non per essere intollerante, ma ci sono delle cose in cui con la massima apertura mentale non ce la posso fare. Un altro giro, Jay. Sweet dreams, then. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego. Andiamo nel nostro appartamento. Effettivamente per la prima volta si è visto un pezzettino nel filmatore riassuntivo del nostro primo. I primi mesi da gang. Bug? Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deets. Ah, c'è i capelli di Pangria, vabbè. Abitiamo proprio in un bel posto. Oh, stupid gates busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. Gonna have a word with the super. Oh yeah. Chiudo. Che non mi pare un posto per stare la porta aperta. Controllo il magazzino delle armi pure questo, mamma mia, quante aspettative che c'avevo questa roba qua. Invece basta proprio quadrato. Ecco, è un nascondiglio, finisce qua. Qua abbiamo i nostri bonus sbloccati all'epoca della prima uscita. Qualcosa abbiamo rimediato, quindi questa è tutta roba da vendere. Vabbè, ma non è il momento di fa questa ancora. Prima dei veicoli non ci si poteva accedere, adesso sì, basta andare sul bagagliaio, poi vedremo. Questo pupazzo è un bonus. Voglio vedere. Specchio. Seleziona e modifica aspetto. Hanno messo pure questa cosa qua che poi indossare sempre gli stessi abiti. E cambiando vestito rimangono le caratteristiche del vestito che indossi effettivamente, ma apparentemente rimane quello che hai scelto tu. Può essere comodo, ma non so se sono così fisso su determinati abiti. Famosa la doccia vestiti, perché è censurato. A parte che pure nel gioco originale si vedono solo le mani. Poi dimmi uno che si fa la doccia così, poi te pago se me lo vedi, trovi uno che si fa la doccia così. A parte che prima delle svariate patch lei si metteva a letto. Si metteva a letto il personaggio dritto per dritto. Cioè, si sdraiava dritto per dritto. Dormiva in obliquo rispetto ai cuscini. Invece adesso l'hanno facciato, si mette sui cuscini. Sono stronzate, però faceva ride. Per non piangere, visto che ci stavano cose più gravi. Allora, vediamo il nostro appartamento che c'ha una discreta visuale panoramica. Wow, V! You get your beauty sleep? No matter. Mal funzionamento. Cioè. Think I might have caught something. When I jacked into that corpo's biomon. Don't know, a neurovirus or. Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. Brought you a ride. Throw some threads, meet me downstairs. Sì, fammi vedere come sto conciata però. No, sta canotta. Mi tolgo sta canotta perché non mi piace.
Ah, dobbiamo pure aumentare l'abilità. Abbiamo sbloccato delle abilità. Ah, le devo prendere, giusto. Fenomeno da baraccone. Se mi fucile a pompa così. Dov'è? Una maglietta un po' più discreta questa. Pantaloni da strada. No, questi per il momento no. A posto, solo una maglietta. Mettiamo una secondaria. Fanno tutte cagare. Fa più danno la pistoletta che il fucile d'assalto. Lasciamo la pistoletta. Lasciamo la pistola. Questo è bello. Fa pure pandanno con i capelli. Aggiudicato. Ecco come sono scordato le vaglie, le lentiggini. Ma no, ecco che non mi piaceva, non mi suonava. Le lentiggini di fango. Mo' provo a togliere lo specchio. No, non mi piacciono. Anche perché sono fatte male. Intelligenza, fisico. Sì, intelligenza. Ancora un punto talento. Cominciamo a esplorare il nostro. L'abilità principale che è l'hacking. Allora, all'inizio possiamo fare poca roba, giustamente. Disattivo le telecamere, questo è fondamentale all'inizio, pure questo in realtà. Un poco alla volta, in un GDR soprattutto non se ne esce imparati, anzi. Provo a togliere un attimo le lentiggini, vediamo se riesco a toglierle. Le lentiggini di fango. C'ha pure gli occhi, qualcosa che non va. Vediamo se riesco a toglierle. Allora. Cicatrici su cicatrici, quindi non è. Trucco. Trucco guancia, va bene, l'ho lasciato così perché tanto. Dove sta? Dove sta? Pure l'altra volta, mi ricordo, l'ho dovuto rifare il personaggio da capo perché non mi era accorto. Non mi ero accorto di dove si togliesse sta roba. Vabbè, lo famo un'altra volta, ma no, dai, se no veramente. Lo faccio dopo in separata sede. Bertrucci dello sbirro, dai. Andiamo. Siamo attesi. Non so se si chiude in automatico, ma l'ho fatto distinto. Regina. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. Mazza, how come did you find siete me? That's where you know affezionati, my abbiamo name. penetrato I know pure. where to gather my intel. You could even call me a collector. Later, Lee. Eccola, questa è una delle prime fixer, oltre a Wakako che ci contatta. Lavora bene e ne avrai altri. Quindi noi se apriamo qua, adesso già ci dovremmo avere diversi lavoretti. Vedi, eccoli qua. Ma noi adesso andiamo avanti con la storia principale perché tanto No. all'inizio si può fare veramente poco. Ecco quello che. Questo è quello che sta dalla quest più brutta e stupida di tutto il gioco. Just gave me a next gen ass whooping, he did. Be curious to see how he handles the likes of V. So how about it? No, mo ci ho da No, fare, not today. mannà. Thanks anyway. Ci vediamo dopo. Whatever. I'll Michael be here. Rooker, ci vediamo dopo. Mi somiglia un po'. Secondo me. Guarda che palazzo, cioè. È un alveare. Ecco, vedi, questo ti dà dei tizi da affrontare in tornei di lotta, ma siccome il corpo a corpo, nonostante l'abbiano patchato in tutti i modi, è sempre brutto e orripilante, i combattimenti sono veramente brutti. Questa, io l'ho fatta con grande sforzo. Non so se qua la faremo, perché tanto. Non lo so se la facciamo, però non è che c'è questa grande. Sto grande appeal con la missione, finisce là, fai a schiaffi. Non mi piace. Che lo so, già sono 10, mazza. Sponsor for the festival.
is the Arasaka Corporation. Maledetti. An exciting development. Even Hanako sono quelli che ci hanno menato, che ci volevano morti quando stavamo a rubare la macchina. Never forget. Madonna mia. It's all in the report. Oh, I read it. Except there's no mention of me telling you to è pieno di questi dialoghi, è pieno nel CD. No biggie. Not like that cyber psycho. Ci stanno pure delle queste nascoste con dei dialoghi. Io qualcuno l'ho trovata, ma qualche altra no. Beh, questo è ancora a livello tutorial. Mamma mia, quando scendo questa scala per la prima volta. Entusiasmante. E poi così chiara non l'ho mai visto. Anche se fra poco arriverà la prima grossa delusione. Cioè, no, adesso però. And we can drop in on Signor Vector. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet ass J-O-B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night Fucking City. Fat ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold plated cool. Thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with a nasty crew in Pacific. Gli ho usato una frase del background del personaggio, pur non sapendo assolutamente nulla di questo Dex. Years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. A lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Yeah, Dex got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while, but he's made one hell of a comeback. Guy's up to his elbows in blood, Jack. Do you want to shake his hand? Work with him. It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. You deal with it, you move on. So what's the gig? We meant to come out in one piece. Well, our savior wants to tell you everything himself. Face to face. No pressure, but old deal's riding on you now, chica. Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Dex says he needs to check you. Talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Quello è poco ma sicuro che non abbiamo scelto. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. Non è vero, però fingiamo di sì perché essendo uno street kid. Catch a client, find the cheapest gong to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Grazie a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Sì, sono che sbotato. Gave to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. Meno male. Veicoli chiamare. Top notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. Eccola là che sta vicino. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Io ho fatto poi dopo, mi ricordo, la prima partita, la stessa cosa. Non qui, perché qua mi sa che non qui c'è da interagire. In un negozio o in un ristorante, ma mi aspettavo che si mettesse seduto come Yakuza. E se vedesse l'animazione, la scelta dei piatti, no. A un tristissimo menù dove compri della roba che manco serve, perché te dava almeno poi dopo l'hanno sistemato un pochino con la faccia, te dava dei buff veramente ridicoli. Ma ammazzava l'immersione il fatto che non si metteva a sedere, cioè, la stupidaggine pure quella, una pressa all'altra. Quella fu proprio brutta. Vabbè, ci stanno tanti altri motivi di gioia però, Per carità. Yeah.
più non ci vado a mandare, mi ho fatto 3 metri. Tre metri mi ho fatto. Faccio vedere una piccola chicca. Roach, il cavallo di Geralt nella serie Arcino da The Witcher di CD Projekt. Giustamente questo è il cavallo di P. Ecco qua. Dove sei andato a finire? No. Sto look mutanda proprio non funziona, amico. Questo è uno dei... vabbè, un bel anticipato, ma è una di quelle missioni nascoste, questo parla. C'ha qualcosa da dire, ma... non è che ne vale proprio la pena di starla a sentire. Dr. Vector, we'll see you now. Però nasconde la missioncina. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. Carina Misty. Questa è quella che dicevo che aveva i capelli uguali. Because I am, always. Makes for easier living. But... una cartolina, in ogni angolo è una cartolina. Pure queste brutte. Ehi, non mi posso esimere da cattofilo, pure se questo sembra un... lo so, un pollo. Dove sto andando? Devo andare dal dottore. Mi perdo con lo sguardo, quindi mi scordo pure quello che sto a fare. Sì, questo qui qua ci massacreremo di cyberware. Quindi si servono molti soldi. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neurosocket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea. Hypersensitivity to bright lights. Oh, kit and caboodle. All right, Kit. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Met a new fixer. Gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. What? Something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Questo si era capito. Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Quit crying, Vic. I'll bring you the Eddies later with interest. You know I will. Ce lo fa a credito questo lavoro, in pratica. Last time. You hear? Fidati che te li porto. Madonna, chair, guarda, please. C'è il braccio massacrato. Sit down, relax. Qua mi viene sempre in mente la scena dal film Nirvana in cui Sergio Rubini viene operato agli occhi. Corrosi Optics, best I've got. Nirvana, and Gabriele should be Salvatore. About right under the circumstances. Now jack in. Corrosi, whoa! Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. Gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Beh, come fai, ma non fidarci di uno così. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Dai. Sì, 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 sì. Impianti cibernetici su quelli che ci permetteranno di avere dei bonus notevoli se scelti bene in base a quello che vogliamo fare. La partita che feci col corpo, con la corpora, avevo scelto proprio di non metterle, di non modificarla troppo. Invece questa sarà proprio una specie di Robocop alla fine. Anche se peccato, fisicamente si vedono poco questi inserti.
non pretendevo certo che diventasse come una delle gang di quelli, mi sfugge il nome, in cui si vede che la faccia diventa completamente robotica, però un po' di più qua si vede solo le braccia, le mani e basta, ma pochissima roba. Comunque, ci accontentiamo di quello che c'è. Poi magari chissà, in questo famoso, già famoso seguito che hanno annunciato, qualcosa di più ce lo so, ce lo si potrebbe aspettare, chi lo sa. Sono contento che non hanno abbandonato il brand perché veramente c'è, cioè, uno spreco, tutto sto lavoro sprecato sarebbe stato proprio un peccato. Io ho 400 crediti, quindi per il momento direi che... Ah, Mani, questo me lo dà gratis lui. Pure questo, sì. Basta, ci siamo. Mark 1, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Cosa è? Lay that major league Veloce. arm of yours right here. Aspetta che non vedo. Famosi So, cazzi nostri, eh. what's new in the life of Victor Vector? Togli. Yeah, if I'm being honest, Dai. not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day, I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Questa roba è terribile. Same as always. Don't feel a thing. You ask me that every time, you know. Not as if things are Scarnificazione gonna del be any corpo è una different roba today. veramente. Per mente c'è delle Kid, I macchine, è mean, una roba not like there's terribile. any risk of a stroke or A paralysis, but pensarci, dico. what do I know? I'm just a doctor. That's what I thought. Lights out for a minute, all right? Aia. Dolore fisico. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. Guarda, adesso noi vediamo col You nostro might occhio dalle feel a little fuori. discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. Un po' l'abbiamo fatto pure prima in realtà, però adesso è più dettagliato, ma più o meno è quello. Ecco qua, ci dice chi è lui. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm with anything really. Scanner should pure le eventually altre con sync degli with your zoom thought mastodontici, processes ma and read your non è ora intentions. ancora. Guarda la mano I intanto. also injected an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. Eh sì, perché prima se ci avete fatto caso non si vedeva. Si vedono solo i danni dei nemici, che quella... Fa parte del gameplay, ma non della lore. È il virus? How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug free. Ma allora sei forte. Sei Shit, forte. Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now and another two in an hour. Prima e dopo i pasti. Vabbè, non mi sta a romper cazzo quello sul che non è, dai. You're the best, Vic. I owe you. Sarà una specie di antibiotico. Go on, kid. Show 'em what you're made of.
And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Lui ovviamente è appassionato della lotta, si vede pure dai tatuaggi che c'ha. Who's winning? Hernandez. Pure dei muscoli, direi. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now every last fighter's got extra skull lining. Absorb 75% of every blow. Got cash riding on this? Nah, just looking. It's out of habit more than anything else. Miss it, don't you? Vabbè, Dankeschön. I dettagli stanno lì per essere colti, le storie, poi se uno vuole andare in profondità ci va, se no segue sempre i punti interrogativi e esclamativi. In questo caso va bene lo stesso, perché c'è da apprendere pure seguendo solo la sua principale, però ci si sente più immersi senz'altro. Listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride for you. Ain't but a hop to where he's parked. Mi sta andando a destra e a sinistra. Voglio vedere quando comincia a farlo, mi pare. So benissimo. No, incontra sto famoso Dexter DeShawn, ma... ma sono vestite pure quelle. Peccato. Cioè no, è giusto che sia così, però... Il riflesso pavloviano. There are people who say cyberpsychosis is true. Mamma mia, cyberpsicosicure. And I know exactly how that sounds. Poteva essere una roba fighissima. Non che sia brutta, però. È appena grattata la superficie di una roba così grave. Maybe you can investigate before Max tactics is safe. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. Ma la scopriremo mano a mano, adesso è inutile che mi metta a dire che cos'è che non è. Ci accontentiamo di quello che ci ha detto lei. Sì, sì, ma questo lo sappiamo già. Mettiamo alla prova il nostro nuovo scanner. RAM insufficiente. What? Ah già, perché non c'ho... No, zaino, cyberware. Mi manca l'ambaradan. Dove sta? Eccolo qua, fa schifo questo. Ma è normale che faccia schifo. Incontro Dex. Dove stas? Qua. Adesso. Jack Dan Cook, fighissimo. Voce de spazio! Intraducibile. Vabbè, se mi fermo a guardare ogni micro angolo, veramente non cammino più. Ma io ho visto tutti la facciata pietra, c'hanno lì, ma non glielo dico, sennò mi gonfia questo. Eccolo qua. Yo, Miss V, a pleasure. Dexter DeShawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? So what? Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? You're either somebody or you fizzle out into nothing. Night City don't let you choose. Oh, but it does. See, in my line of work, I choose. No, te gli levamo le lentiggini di fango. But folk who try to take advantage, well, they see the beast inside. All right, listen close. Scanning a serious job. Arriviamo alle 11. Playing due orette. Prepared to smashing up a scav home. Hang on, got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me? Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old fashioned. Guarda, lui è pulito, apparentemente. Anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past. And sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that.
Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip, to be precise. Job's to grab it. Simple. Cavola. Guessing it belongs to a corp? Mm-hmm. Arasaka. Arasaka. Surely that's no problem. No, sfrontati al massimo. Shit, you ain't playing around. Yes. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving. Ah, i Maelstrom erano quelli che stava di prima con tutte le... l'apparenza, il sembiante modificato dalla tecnologia. She wants to parlay with one of the team. Maelstrom. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high grade military tech. Cause if we don't get that bot, we don't get no socket chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. Inizia un po'. Capisco che se, now, si gioca molto poco con il prologo, però. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, cause Brick was the leader. 3 days after we sealed our deal, his friend and gangmate one Simon Randall, aka Royce, plane dropped. Vale la pena, vale la pena. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though, is gonna be all you. Flopping. Stavolta non la salto la corsa perché mi guardo. Mi godo questo silenzio. One more thing, Miss V. Ah, no, dica. Quiet life or blaze of glory? Hmm? Un'altra volta mi stai richiede. Later now. Ciao. Con entusiasmo. Dove avete lasciato? Ah, qua. Fatti un nome aumentando la tua reputazione. Così otterrai accesso a nuove opportunità. Cazzo. Jaxter, talk to Dex. Cortito's a big deal. Literally a nod, yeah. Claim to want to check our pro cred. But to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it, then Dex paid to take it off their hands, just before the gang goons had a switch up in management. Aye, right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. Well, it sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but
Don't know how much help she stands to be. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around and see how the check chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. They must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Bella domanda. Cominciamo con la Parker. Think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the All Foods and put my nose to the ground. Stay around. Hasta luego. Frutta sto strumento, guarda come sta vestito bene, te. Pensare alla tua carriera tra i pezzi grossi indossando una banale maglietta. Lassù in vetta il vento soffia un bel po' più forte. Gli anziani come me si preoccupano se i ragazzi prendete freddo. Ti ho lasciato un paio di cosette nel magazzino del tuo appartamento, scommetto che ti calzano a pennello. C'erano altri messaggi a cui non abbiamo risposto perché... Ah, pure le altre abilità. Madonna, me l'ho scordato un sacco di cose. Messaggi. Qualche informazione per stuzzicarti il palato. Il chip in questione in realtà è il cosiddetto Relic. Un dispositivo all'avanguardia pensato per i più ricchi. A quanto pare la migliore assicurazione sulla vita è disponibile sul mercato. Io e te nutriremo degli Eddies, euro dollari. Victor Vector, nome bellissimo. Ah, quello dei vestiti gratis. Felice di sentirtelo dire, tanto erano in fondo al mio armadio a prendere polvere. Molto meglio dare loro una nuova casa piuttosto che venderli per pochi enni. Enni, mo enni sono diventati. O buttarli via. In ogni caso spero che ti piacciano. Come si suol dire, lo stile è supremo. Forse non lo dice più nessuno. Boh, io non l'ho mai detto, però beh, mi fido di te. Ah, questo è quello che ci ha detto prima, quanto ci metti. Allora, intelligenza, io questa la porterei subito a 10. Poi dopo ci occupiamo dell'altra roba. Anche se questa, tanto c'è sempre un modo di fare le missioni, non bisogna per forza seguire una strada. Questo è il bello, l'approccio vario è la cosa più bella del mondo. Adesso già una missione si può fare in 6.000 modi diversi. Riduce il 30% la resistenza fisica di tutti i nemici. Hacking rapidi, questi pure bisogna cominciare a sbloccare. Rivela un red runner nemico che tenta di aggirarti. È presto per questa. E queste sono per le ricariche. 10% di danni in più all'inizio. Che siamo fiacchi, metto questo. Anche se noi ci dovremmo cominciare a fare dei soldi per prendere un cyberdeck migliore. Perché quello che abbiamo c'ha una RAM ridicola. Eccolo qua, guarda. C'ha solo due slot. Che ci abbiamo cortocircuito, a parte che ancora non ce l'abbiamo uno sbloccato, quindi è pure presto, però piano piano. Raghi rapido ping dal Red Runner. Ah, il regalo. Ah, questo ecco perché mi ha portato qua, perché questo lo andiamo a fare subito, ce l'andiamo a prendere subito, anzi, visto che è gratis. Quest'altro che era il recupero, incontra Jackie. Queste sono quelle degli sganassoni, la quest degli sganassoni, che è da sganassoni in faccia, ma per chi gioca. Però questa è la cliente e questi sono gli incarichi secondari. Recupera l'arma da Wilson. Paga il tuo debito con Victor, è presto, molto presto. 21.000 Eddie d'oliva da Pia. Questi sono i cyber psicotici, questi per il momento sono inavvicinabili, poi ci arriveremo a capire chi sono. I contratti sono quelli che ci danno i fixer, che questi ce l'ha dati quella con la benda, non mi ricordo come si chiama, che tra l'altro si può pure andare a visitare dopo, come tutti del resto. Voglio ricordarti ancora che c'è già stato uno scambio di Eddie fra me e i miei stimati amici maestro, 10.000 Eddie, se tondi per la precisione, perciò quando andrai da loro per prenderlo non farti spillare altri soldi, come probabilmente cercheranno di fare essendo dei Maelstrom.
Questa si vedeva pure nel primo trailer, questa missione. Ti servirà, buona fortuna. Sì, ma mi manda un messaggio ogni 7 ore perché. Andiamo a prendere questo cyber, questa cosa gratis. Corriamo, che stiamo a fare tutte cazzate. Wow. Stiamo a fare veramente le cose a passo d'uomo. Ah, era bloccato. Pensavo si potesse passare. Ciao. Ah, se sale qua, madonna mia. Ti fa passare la voglia. Ah, eccoci qua. La pagoda più fuori posto dell'universo questa. Mamma mia, spettacolo. Guarda le belle ciminiere, poi una bella pagoda che accozzaglia gli stili. Rende l'idea però. Il ventolone. E vediamo come si chiama questo, per curiosità. Yao su. Questa c'è i colori sociali del mio canale, rosa nero. Però è un po' troppo chiaro sto rosa. T-Bug sent me. Said you'd have something for me. You're V, right? No, sono Zeta. She had me hold the demon for you. It should work on any third gen deck. Okay. Glad to grab a demon always. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. You might extract some shim soft or subroutines. Seems worth a try, either way. Tu dammi che poi ci penso io, dovrebbe essere questo. Questi sono da comprare, ma costano ancora troppo. Suicidio, parla da solo. Cortocircuito, pure questi sono tutti uno più bello dell'altro. Surriscalda. Vabbè, prendiamo quello gratis perché già stasera del gioco l'abbiamo fatto pochino. Ma che mi frega se... Vabbè, io glielo. How's this work? Any punk off the street can waltz in here and grab some shady runnings off? No, not just any punk. Over the counter, we fix cyber decks. Ah, è la copertura. But if you come recommended and you know what you are looking for, I'm sure you will find it. Dove sta il cyberware? Eccolo qua. Non c'entra niente. O ci metto questo o ci metto quelli, ma mo' ne compro uno un po' più capiente. Ma no, adesso perché costano 7 milioni di dollari. De euro dollari. Cortocircuito oppure riavvia ottiche. Sì, lasciamo questo. Dove diceva che c'era il punto d'accesso? Che c'ha? Tatuaggio? No, calzoni. Mazza signore, questa è stonata. Ah, questa avevano aggiunto, mi ricordo, pure negli altri bar. L'arcade. Roach Race. Salto doppio glitch. Ah, così. Basso. L'ho giocato proprio tanto per. No, 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 basta, basta, che già mi sta a fare. Carica il demone ping sulla telecamera. Ah, ok. Eccolo. Eccolo qua. Questa è come lagging, solo che qua c'è adesso c'è. Con questa abilità riusciamo a scaricare soldi e componenti per gli hacking. Mannaggia, ce la faccio, sì. Vedi,
infiltrazione dati. A posto. Ciao. Non t'ho soprannominato perché non mi è venuto. Lizzy Bar tra le 18 e le 6. Che ore so? A parte l'orario vero che fa 9 minuti. Finisce il primo episodio colloquiale e discorsivo. Che stavi a spiare? Ah, qua ci stanno dei negozietti pure. E come faccio a vedere quello che intendevo prima per... I'm ready. You're ready? Venditore di cibo. Mazza che carina. Stomach's rumbling. Let's see what you've got. Oh. Ecco. Cioè io mi aspettavo mo se mette a sede, gli dai piatti. Animazione orribile. Cioè c'è la Yakuza nelle animazioni che sono fatte benissimo. Cioè solo le immagini dei piatti ti fa venire fame. Questo invece c'è uno striminzito menù. Manco si vede che magna. Te lo metti proprio. Prendi la pizza e te la metti in tasca. Peccato signorina. Ma non è colpa sua, eh. Andiamo via da qua. Io tenderei a fare subito le primissime missioni vediamo se riusciamo a farne una vicina del primo fixer e poi buttarci sulla storia principale in modo tale da finire il... Però stasera non ce la facciamo ovviamente perché sono diverse missioni da completare ancora. Seguiamo questo, recuperiamo sta pistola, vediamo che succede. Non dovrebbe essere troppo lungo, insomma, non è manco troppo vicino. Ci facciamo una sessioncina di guida, dai. Con la scasso mobile. Sembra proprio un 131 Abarth questa. Chi è appassionato di auto brutte è nato negli anni 80, sa di cosa sto parlando. C'è de peggio, la Fiat ha fatto ben de peggio, perché è detto. Io sono un fan della prima persona pure alla guida. Come scoprirete quando comincerò a giocare ai giochi di guida. Non faccio come quelli che giocano a Formula 1 e poi giocano con la visuale televisiva, che col volante per me è un controsenso unico. Liberissimi, lo fanno tutti. È ovvio, si vede meglio la pista, ma non è realistico. Dai, credo che sta musica per il nostro vecchio è già diversa da quella roba di prima. Mi chiedo quale pezzi avrà censurato, perché c'è l'opzione pure per togliere i pezzi protetti da copyright, ovviamente, visto che stiamo streamando. Non ce vado a ricevere i hate claim. Vabbè, perfetto, torniamo a casa. Allora devo pure parcheggiare. Io ho scoperto dopo 100 ore che questo era il parcheggio del palazzo dove abito. Prima la mettevo tipo sotto in tripla fila. Pensavo che era il secondo piano, basta. O il terzo. Non mi ricordo. Se non ci stavo nel secondo, non mi sembra il terzo. Non mi ricordo. Ma non sto piano trampata clamorosa. No, mi pare che era questo il parcheggio. Però dovrebbe essere questo. Come no? Due volte. Non è questo. E certo, questa... Vado a piedi. E pareva fosse questo. Forse al secondo piano. Cioè il primo. Ecco qua, il primo piano, sì. Yes. Sopra non l'ho visto io la pulsantiera, mo me sono rincoglionito io, non c'era.
Andiamo a casa, recuperiamo sta pistola. E chiudiamo sta serata, poi privatamente mi dedicherò a togliere le lentiggini di fango. Comunque visivamente è una roba imbarazzante quanto è bello da guardare. Pure da giocare. Chi parla senza sapere adesso è migliorato parecchio. C'ha ancora i suoi difetti perché non è perfetto, ma d'altronde però se bisogna saper cogliere quello che c'è di buono. E ce n'è parecchio, soprattutto adesso. Dove era la pistola? Ah, sta sotto, vedi che sei in un party phone. Sentivo dei rumori molesti. Come far vacuo che passo davanti a questo per fuggire? Poi dopo che ti ha parlato, se siete là non si schioda più da là per tutta la durata della tua partita. Qua? Dai. Eccola qua. Dying Knight. Mica male. Ha ricevuto oggetti iconici insieme a un set di istruzioni di creazione. Ah già, lo posso portare al livello superiore, perché quando lo prendi adesso è proprio scarso, come è giusto che sia. Ciao. Per il pubblico non lo tiro, purtroppo c'è sopra solo in certi momenti. Uno. Manca un po' di gente che forse appare dopo qua, che non ho mai capito che stava a fare. Vabbè, ci arriveremo. Torniamo nell'appartamento. È giorno, ma qua nel mega condominio sembra sempre notte. Per dai roba. Arbitro. Arbitra. Qua si vede un po' la luce del giorno. You fucking crazy or what? Ma mica ce l'avete con me. Dici a me. Ci sono solo io qui. Insomma. Ma Luca il mutanda proprio, alta moda. Di Night City. No, sì, è giorno pieno, eh. C'era un modo per vedere l'ora. Eccola qua l'ora, in alto. Stavo indicando con la mano. Questo vizio non mi se leverà mai. In alto a destra sullo schermo. 16:17, quindi fra un paio d'ore nel gioco andremo a dalla nostra al cliente per capire che vuole. Qua si poteva pure modificare l'appartamento più avanti. Poi hanno aggiunto pure altri appartamenti da comprare, insomma, di roba da vedere ce n'è, ce ne sarà. Questa. Apri guardaroba. Prima non si poteva fare sta roba qua. Meno male. Ah, questo è quello che vi dicevo prima, per fare degli outfit preparati in modo tale che tu, caricando un outfit, poi metti quello che ti pare e c'hai sempre lo stesso vestito. Ho riassunto quello che dice quello là in pratica. Però noi non ne usufruiremo adesso, forse manco dopo. Che brutto rallentamento, che sta a cominciare a rode. Vabbè, io direi che possiamo fermarci qui, anzi fatemi salvare. New. E siamo pronti. Eccolo qua. Vita di strada, livello 3, appartamento di B. Ecco qua, adesso io mi dedicherò a togliergli le imperfezioni che dicevo prima. Ecco qua. Prima serata, ripeto, è stata un po' una serata molto. Abbiamo sentito molti dialoghi più che giocato molte missioni, ma. Come per la prima puntata le prime puntate di Origins, è normale che sia così. E i giochi vanno assaporati pure per questo, perché nell'attesa di quello che viene dopo.
Non so mo quando lo riporterò Cyberpunk, non so se già domani sera, non lo so, mo vediamo. Ora continuo pure Origins, mo adesso che è tornato tutto regolare pure con la connessione, provo a fare un minimo di maledetta programmazione, che lo ripeto in continuazione, però ci arriveremo. Detto ciò, buonanotte e buon proseguimento per chi non va a dormire come i vecchi come me. Alla prossima live.